Quando stai cercando una gravidanza, ma sei già mamma di uno o più bambini, le amiche, i parenti e a volte addirittura i medici prendono la situazione sotto gamba. Spesso ti senti dire frasi del tipo: stai tranquilla e vedrai che arriverà, tanto ne hai già uno. Oppure frasi del tipo: nella vita chi si accontenta gode, pensa a chi non ne ha nemmeno uno. E altre uscite infelici di questo genere. E tu rimani spesso annichilita da quei commenti e non dici nulla, quando in realtà dentro di te vorresti gridare. Se questo tipo di argomenti ti interessano, mi raccomando, ricordati di iscriverti al mio canale cliccando sul pulsantino rosso qui sotto e ricordati anche di toccare la campanella per attivare le notifiche per non perderti nemmeno uno dei miei video. Questo perché da un lato aiuti me come content creator a crescere qui su YouTube e aiuti te stessa a rimanere aggiornata su tutti i video che io posterò qui su YouTube. Ma come si dice da queste parti, bando alle ciance e buttiamoci nel video di oggi. Come prima cosa ti chiedo di lasciarmi un like se vuoi vedere altri video come questo, ma addentriamoci nella faccenda infertilità secondaria. Quando sono rimasta incinta di mio figlio Noah, sapevo che se mai avessi voluto o desiderato un altro figlio, avrei dovuto sottopormi nuovamente ad un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il pensiero di rimanere incinta naturalmente non ha mai sfiorato il mio cervello nemmeno per un momento. La speranza però si sa che è sempre l'ultima a morire. E spesso si sente parlare di donne che dopo essersi sottoposte a trattamenti per la fertilità sono riuscite a rimanere incinta naturalmente. E penso di essere proprio uno di quei casi, e mi riferisco a questa terza gravidanza. All'epoca però questo non era assolutamente il mio caso, quindi non avevo assolutamente idea di che cosa si potesse provare a poter riuscire a rimanere incinta senza dover ricorrere a farmaci, monitoraggi, fecondazioni e chi più ne ha più ne metta. Una cosa però la so di per certo: quando hai già avuto un bambino e stai provando ad averne un altro ma non ci riesci, le persone non sanno come trattarti e per loro non sei né carne né pesce. E non parlo solo di amici, parenti, eccetera, eccetera, parlo anche dei soli gruppi di supporto che ci sono online. Non fai più parte delle ragazze che non hanno bambini. Di conseguenza, quando ti ritrovi a postare ad esempio una domanda sulla tua seconda ricerca di gravidanza, incominci a vedere nasi che si storcono e noti anche un certo disappunto dilagante. Tuttavia non fai nemmeno parte dell'altro gruppo di donne che non ha mai avuto problemi per riuscire a concepire un bambino. Insomma, ti trovi in una situazione davvero scomoda. Lascia che però ti racconti qual è la mia verità, ovvero cosa ne penso io su questa faccenda dell'infertilità secondaria. Prima cosa da dire in assoluto è che essere etichettata con la parola infertilità secondaria è un vero schifo. Anche perché spesso non ti viene data una vera ragione per cui sei considerata infertile. Sei già rimasta precedentemente incinta di uno o più bambini, ma non si riesce a spiegare come mai tu non ci stia più riuscendo. Nel mio caso specifico, la clinica a cui mi ero rivolta io all'epoca mi ha semplicemente detto che le cose con il tempo cambiano, il corpo anche e le sue esigenze pure. Quindi non si sapeva per quale motivo specifico gli stessi farmaci con gli stessi dosaggi che avevano funzionato la volta precedente questa volta non funzionavano. E il risultato qual è? Che mese dopo mese, ciclo dopo ciclo, ti trovi ad affrontare l'amara verità. Non riesci più a rimanere incinta. Punto numero 2 è che avere altri figli non ti rende le cose più facili. Ricordo ancora le parole di un'amica che all'epoca mi hanno ferito come se mi avesse sparato con una pistola. Beh, almeno hai Noah, dovresti essere grata per questo. Sì, ero grata di avere Noah, ovviamente, ma questo non significava assolutamente che per me non fosse una sofferenza non riuscire più a rimanere incinta. E siccome sono una persona diretta, gliel'ho detto a chiare lettere. Se mi dici un'altra cosa del genere, ti mando a quel paese. Spedita proprio. La sua risposta è stata: sì, lo so, ma è che non so che cosa dirti. Ecco, allora magari in quelle occasioni è meglio non dire niente piuttosto che dire una cosa di questo genere, giusto? Non riuscire ad avere una seconda gravidanza è una tragedia tanto quanto non riuscire ad avere la prima gravidanza. E la situazione era tale per cui mi sentivo comunque in imbarazzo per via di un corpo che non funzionava come doveva funzionare. Punto numero 3. L'infertilità secondaria mette davvero a dura prova il tuo matrimonio o la tua relazione. E qui non parlo per esperienza diretta, ma parlo grazie ad un'amica che si è confidata con me e che mi ha raccontato la sua esperienza. Ha detto che all'inizio era stato molto divertente cercare la seconda gravidanza. Sesso senza troppa puntualità o pressione, giochini divertenti, lingerie un po' sexy,
e via dicendo. Poi sono entrati in gioco ovviamente temperatura basale e stick di ovulazione. E infine farmaci e dottori. Ha detto che nel rapporto con suo marito le sembrava di camminare sui gusci delle uova e al di fuori della clinica e dei discorsi legati alla clinica evitava accuratamente il discorso perché si rendeva conto che parlarne feriva a morte suo marito. Punto numero 4. Vorresti spaccare la faccia a tutte le donne che si lamentano di sintomi della gravidanza anche se una volta anche tu sei stata una di quelle donne. Ricordo ad esempio una volta in cui ero dal parrucchiere. Io ero alla mia seconda stimolazione e lei era palesemente incinta e si lamentava appunto di tutti i disturbi della gravidanza e diceva testuali parole sul fatto che ne avrebbe fatto volentieri a meno di provare questa esperienza se non che era successo e quindi non aveva altre alternative. Giuro che le avrei cavato gli occhi. Mi spiace e lo dichiaro qui pubblicamente, ma le gravidanze non succedono e basta. Ci sono miriadi di anticoncezionali diversi che puoi usare se non vuoi una gravidanza e se rimani incinta perché non hai usato nulla nonostante non volessi quel bambino, ai miei occhi mi dispiace, ma sei solo una stronza. E questa è la mia opinione più sincera e più onesta e senza filtri che ti posso dare. In quel momento, mentre lei pronunciava quelle parole, io avrei dato qualunque cosa pur di rimanere incinta. Ed effettivamente stavo dando qualunque cosa, perché stavo dando soldi, salute, tempo, pur di riuscire a dare un fratello o una sorella a mio figlio Noah. Avere infatti di fronte una donna che si lamentava di una cosa ai miei occhi così speciale mi mandava davvero fuori di testa. Punto numero 5. Ogni volta che qualcuno ti chiede quando farai il secondo, vorresti scomparire o implodere. Ecco, non farlo, non scomparire e non implodere. Piuttosto esplodi e rispondi per le rime a quella persona. Se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che ci sono alcune domande che a una donna non si devono mai fare. La prima è quanto pesi. La seconda è quando hai intenzione di procreare, che sia la prima volta o che siano le volte successive. E questo per un semplicissimo motivo, ovvero non sono affari miei. E come non sono affari miei sapere quando tu avrai intenzione di procreare, non sono neanche affari tuoi sapere quando lo farò io, giusto? Quindi se qualcuno si permette di farti una domanda di questo tipo, sei assolutamente autorizzata a rispondere in modo diretto. Quando è capitato che mi facessero questa domanda, io rispondevo in maniera molto onesta e aperta. Sono mesi che ci sto provando, ma i trattamenti sono costosi e super faticosi e non si sa se un giorno funzioneranno o meno, quindi per cortesia evita di farmi questa domanda. E non si sono mai permessi di farmela una seconda volta, eh? Puoi prendere quindi spunto dalla mia risposta e farla tua, oppure perfezionarne un'altra. Lo scopo in sé è che quella domanda non ti venga più posta in assoluto. E con questo direi che posso concludere questo mio video sull'infertilità secondaria e sulla mia verità sull'infertilità secondaria. Io ti ringrazio per essere stata con me fino a questo momento e ti auguro con tutto il mio cuore di riuscire a rimanere incinta una seconda o una terza o una quarta volta. Se vuoi dire la tua, ricordati di lasciare un commento qui sotto nel box e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!